l'Inghilterra! Sì, avete ragione, è la Camate. Sì, avete ragione, non sono gli All Blacks. Non sono neanche gli Small Blacks, non sono i Junior All Blacks, sono i Kiwis, campioni del mondo di rugby league. Dico campioni bene? Per la prima volta, dici bene, campioni per la prima volta nel recentissimo mondiale, la Nuova Zelanda ha portato via un titolo che ha ballato tra la Gran Bretagna, perché c'era la Gran Bretagna fino a poco fa, adesso è rimasta solo nominalmente e gioca come Inghilterra nel quattro nazioni, e l'Australia. Questa volta, per la prima volta nella storia, hanno vinto i neozelandesi. Infatti questa partita, Daniela, perché vale di più delle altre? Allora, questa partita vale di più delle altre perché è stata la partita appunto tra Nuova Zelanda e Australia, è stata la riedizione della finale della mondiale, per la prima volta si sono ritrovate faccia a faccia Nuova Zelanda e Australia. Fa un po' specie parlarne perché è una partita storica per noi dello Union. Per loro è abbastanza diverso, mettiamo giù anche un po' di forze in campo. Il campionato professionistico australiano ha 15 squadre australiane e una neozelandese, quindi dovrebbe esserci una disparità di forze. È vero che tanti Kiwis giocano nelle franchigie australiane, quindi si sono trovati nel frattempo in un test match di non enorme importanza, se così può essere tra due nazioni di quel tipo. Questa era il quattro nazioni. La Nuova Zelanda avesse perso ancora, avrebbe detto: guardate, abbiamo vinto occasionalmente un mondiale e basta. Certo. Invece così non è andata. Invece è finita 20-20 con un pareggio che ha detto che le forze in campo sono davvero notevoli. C'è una grossa crescita della Rugby League in Nuova Zelanda. C'è una grossa attenzione della Rugby Union verso la Rugby League. E questo è anche il motivo di questo speciale che dedichiamo alla Rugby a 13. Con una premessa storica. Allora, Luca mi ha dato un piccolo bignami del Rugby League, o perlomeno del passaggio dallo Union al League. Andiamo a riassumere rapidamente, Luca, con la nostra grafica. Nel 1895, sì, la scissione ufficiale. Sì, questo è il momento della scissione. Prima Webb Ellis, la fondazione, la codificazione del college di rugby, sapete già tutto. Qua si arriva ad una divaricazione. Huddersfield nel nord, gente povera, minatori, dicono: vogliamo guadagnare qualcosa. Si gioca ancora con le stesse regole, attenzione. Quindi Huddersfield, Lega del Nord, 1907, passano da 15 a 13 giocatori. In tutto quel tempo Liga e Union hanno giocato con le stesse regole, cosa che si sa abbastanza poco. Immigrazione del nord verso l'Oceania, che si porta dietro i vari tipi di rugby, un terzo ne nascerà ed è il football australiano, ma per la puntata di oggi non ci riguarda. 29-30, esodo verso il League in Francia, la Francia squalificata dalla loro cinque nazioni per professionismo e per pugni sul muso, slitta un po' di più e infatti c'è una franchigia francese nel campionato inglese. Tocca a me, perché arriviamo ad una data particolare. Nasce la Federazione Mondiale del League nel 54, la prima edizione del Mondiale League, e qui entra l'Italia pesantemente in questa fase di date. In questo momento l'Italia del League sta rinascendo, ha giocato nella Coppa Europea contro la Scozia, è arrivata una sconfitta pesante a Padova, ma insomma l'importante era esserci e mettere un segno pesante per la nostra nazione ovale, in cui si giocano tutti e tre i codici di palla ovale. Però dicevamo, in questo periodo storico, negli anni 40-50, anche in Italia si gioca Rugby League, sì, che si tratta. La nostra nazionale italiana adesso le ha prese secche dalla Scozia, ma esiste, adesso si giocano, come diceva Daniela, tutti e tre i grandi codici di palla ovale, tutti e quattro, anche il football americano ovviamente, che trascuriamo, diciamolo, per mancanza di competenza, non per mancanza di stima, chiaramente, tutti e quattro i codici sono giocati. Anni 40-50, i contatti con la Francia portano parecchie squadre. Casale sul Sile è campione 1958, dopo la conversione, un po' di unificazione, si torna al 15, quindi è una storia lunga, poi sfumata. Il rugby league in Italia c'è stato, non è una novità. League che arriva prima al professionismo, arriva prima al mondiale.
c'è una fase storica, Luca, in cui i grandi campioni del 15 passano al 13, insomma, chiaramente per denaro. Sì, sì, infatti in Inghilterra si dice ancora andare a nord, passare al nord. Vedete il 1954, primo mondiale di Rugby League, che è una dichiarazione di intenti verso il professionismo. Dall'Union tanti bei valori, ma i soldi erano di là, i giocatori più dotati passavano dall'altra parte. Nel 95 si inverte un po' la tendenza, perché i soldi grossi adesso sono nel Rugby Union. In più, come ci hanno detto parecchi giocatori, quello è un palcoscenico mondiale. Il Rugby League adesso è forte in vari punti del mondo, ma non lo è altrettanto come il Rugby Union, quello che giochiamo noi. Senti, allora abbiamo chiacchierato un po' per dare anche una panoramica e un'introduzione storica. Adesso però è il momento di tornare in campo allo Stup con Nuova Zelanda, Australia. Yeah, right. You wanna what?